Ciao, io sono Maria e questa è la Cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Nel video di oggi vi mostrerò la ricetta di una crostata davvero speciale. Si tratta di un dolce buonissimo che può essere anche servito come fine cena. Gli ingredienti che ci serviranno per questa crostata sono: per la frolla, farina, burro, zucchero, uova, una bustina di lievito, vaniglia, burro e farina per lo stampo. Per farcire ci occorre marmellata di albicocche, marmellata di fragole o qualsiasi altro gusto che preferite, una confezione di amaretti, rum, mandorle a scaglie e mezzo bicchiere d'acqua. Nel boccale dell'impastatrice inizia ad aggiungere la farina, lo zucchero, il lievito e do una prima impastata in modo che gli ingredienti si mischino tra di loro. Dopo aggiungo il burro, le uova e l'aroma di vaniglia ed inizio ad impastare fin quando il composto non risulterà liscio ed omogeneo. Ora imburriamo e infariniamo uno stampo. Io utilizzo una tortiera dal diametro di 30 cm. Adesso, aiutandoci con il mattarello, iniziamo a stendere la pasta che poi trasferiremo nella tortiera. Ora che il grosso del lavoro è stato fatto, prendiamo una ciotola ed amalgamiamo le due marmellate. Poi iniziamo a cospargere l'intera superficie della frolla uniformemente. Copriamo il tutto con gli amaretti ammorbiditi in acqua e rum. Guarniamo con le scaglie di mandorle e inforniamo a 180 gradi per circa 30-35 minuti.
ricetta ti è piaciuta, un bel like è un modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima, ciao da Maria!